Bernardini e sempre d'altri. Il proponente ha accettato la riformulazione, invito a valutare, però il parere dei questori è invito al ritiro e o parere contrario, e quindi sentiamo cosa dice l'onorevole Bernardini. Prego. No, semplicemente che questo ordine del giorno ritengo sia molto importante perché oggi abbiamo un bilancio articolato per missioni, peraltro sono molto poche e veramente contengono di tutto e di più. Noi invece con questo ordine del giorno chiediamo che il bilancio, l'amministrazione sia articolata per centri di costo ben individuati, in modo che sia possibile poi verificarli e controllarli. Questa è la semplice richiesta che Grazie. chiedo di mettere in votazione. Ordine del giorno numero 30, aperta la votazione, parere contrario. È aperta la votazione. Bernardo, è aperta la votazione. Scilipoti. Iannone. Scanderebeck. Macchioni. Marchioni. Marchioni. Bene. Lorenzin. Lorenzin. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno numero 31. Viene accettata la riformulazione per l'ammissibilità. Vi è invece un parere, contrario. Invito al ritiro. Prego, onorevole Bernardini. Grazie Presidente, ma qui torniamo sulla contabilità e cioè chiediamo con questo ordine del giorno di tornare a modificare il regolamento di amministrazione e contabilità secondo quanto previsto dalla legge 196. La richiesta che si fa è molto semplice, di prevedere che la Camera dei Deputati si comporti come tutte le altre amministrazioni pubbliche e che affianchi al sistema di contabilità finanziaria anche un sistema di contabilità economico-patrimoniale, la contabilità duale che viene invocata, lo vedremo anche con il prossimo ordine del giorno, anche con specifiche direttive di tipo europeo. Grazie. Poniamo in votazione l'ordine del giorno numero 31, parere contrario. È aperta la votazione. È aperta la votazione. Chi? Togni. Pepe. Carfagna. Sardelli. Crosetto. Hanno votato tutti e chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 32. Bernardini. Viene accettata la riformulazione. Vi è un accolto se, come raccomandazione se si accetta la riformulazione. Prego. Sì, beh, ci siamo salvati in angolo, come si dice, perché almeno il Collegio dei Questori ha accettato di fare un'azione ricognitiva per vedere se il nostro sistema di contabilità può essere rivisto alla luce di quello che stabiliscono i criteri contabili dell'IPSAS, che è un'organizzazione che poi per il settore pubblico europea e internazionale è un'organizzazione di contabili che fissa i criteri per cui, con i quali le istituzioni pubbliche poi procedono nella loro contabilità. Tali criteri richiedono l'adozione di un sistema contabile, ecco qua ci ritorniamo, duplice, in cui accanto al bilancio a contabilità finanziaria, necessario per l'autorizzazione della spesa, viene elaborato un bilancio a contabilità economico-patrimoniale, detta anche generale o analitica.
molto più adatto per finalità conoscitive e di trasparenza. Quella che stiamo invocando dall'inizio di questo dibattito e che invochiamo anche con l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Comunque sono contenta che almeno sia stato accolto come raccomandazione. Grazie, adesso passiamo all'ordine del giorno numero 33. Vi è un parere favorevole se viene accettata la riformulazione? Questo riguarda l'anagrafe patrimoniale di ciascuno di noi, dei deputati. Volevo dare una notizia perché c'è un sito Open Polis che fa le rielaborazioni. Allora, siamo migliorati, colleghi deputati, perché se l'anno scorso, perché sapete che non è stata accettata l'obbligatorietà che noi chiedevamo di mettere online le dichiarazioni patrimoniali e quindi occorre la liberatoria. Se l'anno scorso avevano fatto la dichiarazione online e quindi firmato la liberatoria solamente il 17% dei deputati, adesso siamo al 41%, quindi abbiamo migliorato. Certo, manca il 59%, quindi siamo ancora molto indietro, però è stato accolto almeno il fatto che queste elaborazioni, voi figuratevi se poteva passare un ordine del giorno di questo tipo, però comunque che almeno queste elaborazioni le faccia anche la Camera dei Deputati e le metta sul sito internet. Grazie. Allora, no, non lo